Va bene. Sono lieto che oggi l'Accademia possa riprendere la propria attività pubblica momentaneamente sospesa a causa dei provvedimenti adottati a seguito dell'epidemia di Covid-19. Spero vivamente che anche tutte le nostre numerose sedute già programmate per le prossime settimane e per i prossimi mesi possano svolgersi in maniera regolare e in maniera che l'emergenza sanitaria si concluda in tempi brevi. Come vedete, le misure restrittive ci hanno imposto di ridurre il numero dei posti disponibili e la capienza della sala si è molto ridotta. Comunque abbiamo cercato di ovviare con la trasmissione in diretta streaming di questo incontro per raggiungere una platea più vasta di soci e di persone interessate all'evento, e così cercheremo di fare anche con la registrazione nelle prossime sedute. L'incontro odierno, sonno e sogni fra scienza e arte, è un argomento molto suggestivo e interessante, a mio avviso affascinante e per qualche aspetto anche misterioso. E quando il tema mi fu presentato, proposto dal professor Manfredini, accettai con entusiasmo questa proposta. Ringrazio pertanto vivamente il professor Roberto Manfredini e gli altri relatori, la professoressa Francesca Cappelletta, la dottoressa Silvana De Vincenzis, per aver accolto l'invito. L'argomento verrà introdotto dalla dottoressa Martina Bagnoli, direttore esecutivo delle Gallerie Estensi, che pure ringrazio caldamente per la sua presenza e disponibilità. Anche se non ce ne sarebbe bisogno, data la notorietà dei relatori, fornisco qualche breve notizia sui loro curriculum. La dottoressa Martina Bagnoli ha conseguito la laurea in Lettere e Filosofia all'Università di Pisa, la laurea alla Johns Hopkins University di Baltimora, negli USA, con tesi sull'arte medievale, il baccellierato e il master in Storia dell'Arte all'Università di Cambridge. È stata ricercatore del Dipartimento dei Programmi e delle Mostre della National Gallery of Art di Washington, docente a contratto del Dipartimento di Storia dell'Arte Medievale, curatore e direttore del Dipartimento di Arte Medievale e Manoscritti del The Walters Art Museum di Baltimora. È stata curatrice di numerose esposizioni internazionali, fra cui alcune vincitrici di premi prestigiosi. Studiosa di fama internazionale, ha partecipato a conferenze in Europa e negli Stati Uniti. Ha al suo attivo un'ampia bibliografia con contributi in cataloghi di mostre, volumi collettanei, articoli su riviste, voci di repertorio, recensioni. Attualmente è direttore esecutivo delle Gallerie Estensi, cioè di un museo autonomo che comprende la Galleria Estense di Modena, il Museo Lapidario Estense, la Biblioteca Estense Universitaria, il Palazzo Ducale di Sassuolo e la Pinacoteca di Ferrara. Professor Roberto Manfredini si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Ferrara, ha conseguito le specializzazioni in Endocrinologia, in Medicina Interna e in Cardiologia, il dottorato di ricerca in biomedicina presso l'Università di Cordoba, Spagna. Attualmente è professore ordinario e direttore dell'unità operativa complessa di clinica medica dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Dal 2017 al 2019 è stato direttore del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Ferrara, dal 2015 al 2017 presidente della Società Medico-Chirurgica di Ferrara. È membro di numerose società scientifiche nazionali e internazionali, socio ordinario dell'Accademia delle Scienze di Ferrara dal 2013 e vicepresidente nel biennio 2014-2015. È autore di oltre 600 pubblicazioni, di cui 450 su riviste internazionali. Ha effettuato circa 500 comunicazioni a congressi nazionali e internazionali. Desidero aggiungere che il professor Manfredini è uno dei massimi esperti italiani di cronobiologia e ha tenuto sull'argomento numerose relazioni ed interviste in Italia e all'estero. Ricordo in particolare il suo ultimo libro sull'argomento Un tempo per ogni cosa, vivere in sintonia con il proprio orologio biologico, che è veramente un affascinante viaggio nel mondo dei ritmi biologici. La
professoressa Francesca Cappelletti, si è laureata in storia dell'arte moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma La Sapienza e presso la stessa università si è specializzata in storia dell'arte medievale e moderna. Ha conseguito titolo di dottore di ricerca con la tesi Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma. È stata nell'anno accademico 1995-96 professore a contratto presso l'Università La Sapienza. Attualmente professore associato confermato di storia dell'arte moderna all'Università di Ferrara, dove insegna anche storia dell'arte dei paesi europei. Dal 2012 fa parte del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici presso il MIBACT, di cui è vicepresidente dal 2014. Fa parte inoltre della commissione istituita dal Presidente della Repubblica per lo studio del percorso di visita all'interno del Palazzo del Quirinale. Fa parte del comitato direttivo dell'IBC, Istituto Beni Culturali dell'Emilia-Romagna. Ha partecipato a numerosi convegni in Italia e all'estero come relatore. Ha scritto vari saggi e curato un convegno internazionale sulla nascita della pittura di paesaggio, ha diretto l'attività di finanziamento della Fondazione Hermitage in Italia dal 2008. Recentemente è stata nominata dal Ministro dei Beni Culturali direttrice della Galleria Borghese di Roma, per il quale incarico le formulo anche a nome di tutti i soci dell'Accademia i più vivi rallegramenti e auguri. Infine, Stefania De Vincentis è dottore di ricerca in scienze umane presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Ferrara, dove collabora alla Cattedra di Storia dell'Arte Moderna ed è incaricata dell'insegnamento Digital Humanities, strumenti per la comunicazione dei beni culturali e dinamiche sociali del patrimonio all'interno del corso di laurea triennale in Manager degli itinerari culturali. Il suo campo di indagine è rivolto nello specifico allo studio delle tecnologie digitali e delle infrastrutture multimediali che partecipano alla ricerca, comunicazione e gestione delle collezioni museali e alle strategie per lo sviluppo del turismo culturale sostenibile. A Ferrara ha conseguito il Master Music in Economia e Management dei Beni Culturali. Ci sarebbe molto altro da dire sui curriculum dei relatori, però per non appesantire il discorso e per non rubare del tempo ai relatori, termino in questo momento e ringrazio nuovamente tutti i presenti, i relatori compresi, e do loro la parola. Grazie. Prego. Presidente, mi permetto di aggiungere solo che Francesca Cappelletti è anche già diventata professore ordinario. Chiedo scusa, io ho guardato quelle che sono le risultanze, diciamo, più. Allora, di nuovo complimenti e scusi del refuso. Continuiamo a chiamare professore, curatore e signora. Io ho letto quello che mi è perduto. Per cui è una sua mania. Allora, io ringrazio moltissimo il professor Manfredini per l'invito, ringrazio moltissimo per la presentazione, per la meravigliosa presentazione, e ho accettato con non poca trepidazione questo incarico, perché il mondo dei sogni, la scienza dei sogni, lo studio dei sogni è un campo vastissimo, sia nella scienza che nelle discipline umanistiche, per cui mi sono sentita veramente tremare i polsi. Ho accettato solo in virtù della bontà dei relatori, che so sicuramente con la loro sapienza ci illustreranno ci apriranno importanti vie di studio. Oggi, quando si parla dei sogni, chiaramente si pensa immediatamente, scusate se trovo, a il padre della psicanalisi, Sigmund Freud, qua il Traumdeutung che pubblicò nel 1889-1900 e che ha aperto un campo di studi importantissimo sul sogno come asserzione dei desideri più inespressi
e inappagati, e che diciamo ha sgombrato il campo di ogni altra interpretazione. Solo a partire dagli anni alla fine degli anni 70 e alla metà degli anni 80 questa concezione del sogno come nel campo psicologico ha lasciato un po' spazio a quello che è più una visione fisiologica, soprattutto in questo famoso articolo pubblicato sulla rivista Nature, che parlava della funzione del sogno nel sonno come una forma fisiologica di disapprendimento di cose che erano negative per il funzionamento. E sono sicura che poi il professor Manfredini ci dirà a che punto stanno queste esperienze, queste visioni fisiologiche e biologiche di questo aspetto. Quindi a partire dagli anni Ottanta si è ritenuto che la parte psicologica, l'importanza psicologica del sogno fosse assolutamente da dimenticare in visione solamente biologica e fisiologica di questo aspetto della nostra vita. E certamente in tutto questo, tutto quello che era, diciamo, di derivazione junghiana, ma anche più nascosta nell'occulto e nel magico, nel pensiero magico, nel pensiero extrasensoriale, che viene appunto un po' da una riflessione junghiana, ma che ha sempre trovato nel corso della storia una verifica nel sonno, nel sogno e nel sonno come la divinazione di cose altrimenti incomprensibili o imprescrutabili, o divinazione del futuro, è chiaramente stata assolutamente dimenticata dalla parte, diciamo, scientifica e seria della nostra cultura. Vero sì è che rimane, se uno fa sogni, digita sogni su Google, una delle prime cose che vede è il Sognipedia, in cui si possono trovare sogni che uno sogna e avere immediatamente un riscontro su che cosa significano, che cosa vogliono dire. Quindi è chiaro che questo l'ambito diciamo magico dei sogni rimane ancora vivo nella nostra cultura, anche se forse non preso con serietà. Ebbene, queste complessità sono complessità che erano anche presenti in queste stesse in questi stessi filoni anche nel mondo antico. È un campo vastissimo quello dello studio del significato dei sogni o della scienza dei sogni nella nostra storia, perché chiaramente non abbiamo più riscontro di poter parlare con le persone, quindi non sappiamo quale di queste cose che noi studiamo sono solo teoretiche, dottrinali, o se sono veramente come le persone intendevano i sogni. Ed è soprattutto vero nella cultura cristiana che da buona medievista adesso vi racconto in pochissimi minuti. Lo studio dei sogni in tutto, diciamo, il Medioevo, inteso la Longue Durée del Medioevo, dalla bassa antichità fino al Rinascimento, ha origini chiaramente importanti, viene dalle Sacre Scritture, dalla Patristica. Sacre Scritture chiaramente il Genesi, ma anche più tardi le profezie di Giuseppe, di Daniele, la Patristica nei padri della Chiesa, a partire da San Gerolamo, nelle sue lettere a Eudocchio, per esempio, la tradizione filosofica della bassa antichità, Macrobio, il commento di Calcidio al Timeo di Platone, e il diritto canonico. E sono tutte queste cose che, diciamo, interpretano i sogni o studiano i sogni, più che interpretano, in maniera diversa. Il significato cristiano è sempre quello profetico dei sogni, e questo purtroppo a volte, come spesso succedeva nella religione alta e quella bassa popolare, creava un disaccordo che veniva regolato normalmente dalla Chiesa con dei giudizi severi. Ecco perché entra il diritto canonico, che era molto attento a
castigare chi dei sogni faceva una profezia magica. Detto questo, esistono dei manuali divinatori che hanno avuto un successo importante attraverso il Medioevo e furono tradotti in 1000 lingue, compreso l'italiano, per molti secoli, come il Somniale Danielis, che a partire dagli scritti biblici faceva una specie come quello che era la Somnimedia del Medioevo. Quindi vista con un po' di cautela, con molta cautela dalla Chiesa, ma comunque rimaneva. E l'interpretazione dei sogni, chiaramente come visione, come mago di una profezia o divinità, esiste sempre nella vita pastorale, quindi nei sermoni e nelle vite dei santi. E poi abbiamo la parte scientifica, che forse è quella che esploreremo anche oggi col professor Manfredini, che è quella delle enciclopedie medievali, che a partire da una ripresa degli studi aristotelici discutono i sogni cercando di bilanciare la parte cristiana che vedeva nei sogni una maniera profetica di avvicinarsi a Dio e invece un rigetto completo dei sogni come nient'altro che una necessità fisiologica che era appunto l'idea di Aristotele. Parlo ad esempio delle enciclopedie come lo Speculum Naturale di Vincent di Beauvais o anche di Alberto Magno. E poi c'è tutto il mondo meraviglioso della letteratura medievale, che se non conoscete vi invito a conoscere, in cui il sogno è il modo per esprimere concetti e idee spesso proibite, come tutto l'erotismo. Pensate ad esempio a Roman de la Rose, in cui il sogno si manifesta con questo desiderio di possedere questa rosa, di cercare questa rosa, di cogliere questa rosa, chiaramente una metafora per un incontro erotico. Quindi un grande panorama che è spesso molto difficile da distinguere, perché come sempre nella vita e come sempre nel mondo molti di questi filoni si combinano, e quando ci troviamo di fronte a delle rappresentazioni di sogni ci troviamo sempre in difficoltà, nonostante ci siano stati meravigliosi studi come quello a cura di Tullio Gregori e poi più recentemente di Steven Kruger, ci troviamo sempre in difficoltà a saper cogliere il significati più reconditi e più veritieri, soprattutto delle raffigurazioni. E qui chiaramente non posso esimermi da presentare un dipinto nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara, occasione questa per me anche di invitarvi a tornare a vederlo, che diciamo è uno dei dipinti più emblematici della nostra collezione, perché rappresenta si chiama Il sogno della Vergine. Chiaramente non abbiamo testi che ci raccontano che sogno fece questa Vergine. È stato discusso brevemente da Millard Meese come una rappresentazione dottrinale, che adesso andremo a vedere, molto abbastanza ovvia, e più recentemente anche dal professor Ranieri Varese, che giustamente ha messo in evidenza il ruolo importante della figura che legge, quindi interpreta questa immagine come la visione di ciò che viene letto, e poi più recentemente ancora da Marina Montesano, che invece lo associa a delle leggende apotropaiche russe. Qui forse facciamo un po' più fatica a seguire il nesso fra una rappresentazione che esiste in ambito praticamente bolognese e basta. Qui un altro esempio di questo stesso soggetto, adesso la National Gallery, in cui vediamo gli stessi elementi: la Vergine che dorme, questo albero che nasce dal suo ventre, questo è un albero della vita, e che diventa anche una croce e che si rappresenta come la radice di Gesse, che nella profezia di Isaia rappresenta la stirpe che poi porta a Gesù e quindi alla salvezza. L'albero della vita come croce è chiaramente una storia molto famosa, anche descritta da Giacomo da Voragine nella Leggenda Aurea, in cui l'albero con cui si fece la croce fu infatti un'emanazione, una continuazione dell'albero della vita del paradiso terrestre. Quindi mette insieme tutte queste informazioni dottrinali
che nel caso del pannello di Londra vengono esplicitate dalla presenza di Adamo ed Eva che escono dagli inferni, dall'inferno sotto la Vergine. Quindi questa, questa diciamo, natura della Vergine che come Cristo salva è causa della salvezza del mondo è ancora più importante. Anche qua abbiamo una persona che legge, quindi anche qua non bisogna dimenticare di saper individuare chi è questa persona e cosa fa. Ebbene, è un quadro ancora che sfugge, come abbiamo visto, a delle interpretazioni precise a causa della mancanza di testi o di esempi, di modelli precisi a cui, in cui poter agganciare tutti questi dettagli, possiamo solo dire che la lettura e l'aspetto dottrinale di questa immagine ci riporta a un contesto di apprendimento ed educazione probabilmente femminile, quindi probabilmente in ambito di un monastero, come anche è consono, visto la provenienza dal monastero Corpus Domini di Ferrara di questa tavola, e quindi ci immaginiamo che questa immagine più che un sogno sia un imago, e cioè un modo di rappresentare uno schema per rappresentare delle verità dottrinali molto difficili da a volte accomunare e tenere a mente, ed è quello che vediamo spesso, questi alberi che crescono e che si ramificano, vediamo spesso, adesso faccio un esempio tangente se non diciamo preciso, che vediamo spesso nella letteratura di educazione femminile monastica, come questo Speculum Virginum di Londra del XII secolo, in cui questo albero tipo albero di Jess parte da Adamo ed Eva e segna un'ascesa orizzontale verso una ascensione sempre maggiore di virtù, in questo caso di virtù femminile, a partire dalle donne sposate, le donne vedove e le donne vergini. Questo per dire che c'è molto la presenza di alberi che crescono e di alberi associati alla salvezza nella rappresentazione di questo tipo di letteratura. Quindi assolutamente non è una cosa risolta, assolutamente una cosa che bisogna continuare a studiare, ma assolutamente una cosa che ci dimostra la complessità del mondo dei sogni, una complessità dell'individuare i sogni con delle raffigurazioni, capire il significato dei sogni nella rappresentazione dell'arte, e quindi senza prendere più tempo lascio la parola ai relatori che sicuramente sapranno dare tutte le risposte alle nostre domande. Grazie. Possiamo fare. Ok. Allora, naturalmente ringrazio per primo il Presidente dell'Accademia e il Consiglio Direttivo e tutti i soci dell'Accademia che hanno accettato la proposta che è stata fatta qualche mese fa, abbondantemente in epoca pre-Covid, e naturalmente Francesca Stefania per aver accettato l'ennesima trappola, visto che insomma, qualche volta gliele faccio. Ringrazio la dottoressa Bagnoli di essere venuta, di aver accettato l'invito. Potrei andare via dopo la sua presentazione, perché è stata talmente dotta che io volutamente ho scelto di fare una cosa molto più semplice, altrimenti avrei fatto una figuretta nei confronti di tutti quanti, perché entrare nei meandri dell'imaging o comunque del,
della neurologia poteva essere pesante, ho cercato di fare un qualcosa di un pochino più leggero. Naturalmente ringrazio Giorgio, magnifico rettore, di essere venuto. Di solito va ad una serata, pomeriggio, una conferenza ogni volta ogni 10 anni, quindi l'ultima volta probabilmente non era ancora rettore quando è andato. Quindi grazie Giorgio di essere qua e a tutti coloro che sono venuti e a quelli che ci stanno ascoltando. Io parto con una sciocchezza, che non è una sciocchezza, con questo Guerrieri, in cui questa persona, Giuseppe, spiega i sogni ai compagni di cella. Questo quadro è Villa Borghese, le avevo preparate molto prima della nomina del ministro, quindi era una trappola per Francesca e dopo chiaramente l'ho dovuta integrare con Marino Moretti, con il sogno borghese, Borghese è rimasta, il sogno non più, perché Francesca è diventata direttrice, quindi abbiamo smentito Marino Moretti, però il quadro comunque è diventato suo, per cui adesso la faccenda dei sogni te la porti dietro e te la porterai. Dobbiamo, prima di parlare dei sogni, bisogna fare un piccolo preambolo e parlare comunque del sonno, perché il mistero del sonno e il mistero dei sogni sono intimamente connessi. In sanscrito la notte è nak, è naturalmente un termine quasi negativo, è il buio, è la morte, è un qualcosa che sparisce, quindi con un connotato che avvicinerà sempre nella storia il sonno e la morte fra di loro. E in effetti la mitologia greca, Nyx ed Erebus, quindi la notte e le tenebre, tra i tanti figli, generano Hypnos e Thanatos, quindi il sonno e la morte sono intimamente connessi, come dicevo, e poi Hypnos ha Morpheus, Phobetor e Phantasos. Quindi se andiamo a guardare il mito greco vediamo che alcune cose che stiamo scoprendo adesso con l'imaging di tipo radiologico, neuroradiologico, il sogno, l'incubo e la parte creativa hanno dei connotati anche biologici molto importanti. Io oggi nella presentazione di oggi parlerò un pochino del sonno, un pochino dei sogni e poi farò qualche per diventare un po' meno pesante, anche perché il mio scopo oggi è di farvi sognare, quindi vi devo far addormentare tutti entro i prossimi 20 minuti. Guardiamo cosa diceva Shakespeare. La definizione di sonno che viene data nel Macbeth, e troveremo alcune parole chiave che adesso, attualmente, cominciamo a vedere nelle funzioni del cervello. Parliamo di morte, della vita di ogni giorno, e questo è il concetto naturalmente classico di vita e morte, il concetto di ristoro, il concetto di balsamo e il concetto di nutrimento. Quindi, pur naturalmente nella terminologia poetica letteraria, intravediamo degli spiragli che attualmente sono esattamente quelli che si cominciano ad assegnare al sonno. Cosa succede se non si dorme? Se non si dorme probabilmente si muore. Il gruppo della medicina del sonno, il famosissimo professor Lugaresi di Bologna, ha pubblicato su New England alla fine degli anni 80, identificato una patologia, l'insonnia fatale familiare. Adesso sono circa 53 famiglie più o meno nel mondo, dove a distanza di qualche mese o anno le persone appartenenti a questa famiglia non riescono a dormire e muoiono. Poi adesso sappiamo che è una malattia da prioni, un po' come mucca pazza, e quindi una volta era un virus lento, adesso è un prione, perché ci sono tante altre conoscenze, ma dagli anni 80 si vede che la privazione di sonno è mortale, e più o meno negli stessi anni gli esperimenti sui topolini, dove si può purtroppo per loro sperimentare, la deprivazione totale di sonno nei topolini li porta a morte. Infatti sappiamo anche che il sonno è la tortura perfetta, la deprivazione da sonno è la tortura perfetta. Da sempre nelle camere della tortura basta mettere una telecamera, per cui appena si chiudono gli occhi vedremo se in fase 2 del sonno si accendono le luci e si fa un rumore e si impedisce di andare nelle fasi 3-4 e nella fase REM del sonno. Gli archivi della CIA pubblicati negli ultimi anni su Guantanamo portano delle torture spaventose, come alcuni prigionieri che sono stati mantenuti in posizione eretta forzata per 11 giorni consecutivi senza farli dormire. In realtà esiste anche un Guinness dei primati. Questi era il 64, l'epoca in cui è stato assassinato Kennedy a Dallas, e due giovani studenti di un liceo di San Diego, Randy Gardner e Bruce McAllister, hanno l'idea di provare a fare Guinness dei primati. Giocano a pari e dispari e vince Randy Gardner, quindi il premio, cioè il record, lo,
riuscirà a tenere lui, guardate, 11 giorni e 25 minuti. William Dement è uno studioso di Stanford che dopo i primi giorni negli Stati Uniti c'è un grande richiamo dei media e quindi arriva lì e si propone di studiare per farsi anche un po' di pubblicità e quindi osserva e scrive tutto quello che succede alla persona. L'undicesimo giorno le sue note dicono stato confusionale, disorientamento, sbalzi improvvisi dell'umore, irascibilità, parla con un segnale stradale credendolo un uomo, allucinazioni, perdita temporanea dell'identità, l'esperimento viene sospeso a questo livello, quindi viene stabilito il record 11 giorni e 25 minuti, poi per l'incolumità del ragazzo viene sospeso e poi viene sospesa l'attribuzione del Guinness dei primati a questo tipo di record perché chiaramente è pericoloso per la salute. Le funzioni del sonno. Non ho alcuna intenzione, come invece avrebbe Snoopy, di darvi una lezione sul sonno. Sarebbe troppo complicato e troppo complesso. Solamente in ordine alfabetico alcune delle funzioni praticamente nuove o neo-nuove. Durante il sonno svolgiamo un'importantissima funzione di apprendimento. Una funzione, sono in ordine alfabetico, quindi sono legate a varie attività di tipo biochimico-metabolico. La conservazione dell'energia, la funzione evolutiva e molto importante la plasticità neuronale e l'omeostasi sinaptica, cioè durante la notte il cervello costruisce continuamente nuove sinapsi, costruisce continuamente nuove interrelazioni fra le cellule. Pensate che qualche tempo fa avevo avuto il piacere di andare a vedere a Milano, prima della tua mostra, perché non sono riuscito a venirla a vedere, l'esposizione a Palazzo Marino di uno dei quadri di uno dei tuoi autori preferiti di cui sei stata curatrice e la guida ci disse, un bravissimo ragazzo, che pensate, e ci abbiamo molto riflettuto, il tempo in cui noi prendiamo un bus e andiamo al lavoro, incameriamo attualmente più informazioni visive e cognitive di tutta una vita di un contadino belga del 600 che forse qualche volta vedeva arrivare qualcuno che gli rubava tutto quanto. Questo per dare un'idea di come ogni giorno incameriamo talmente tanti miliardi di informazioni che per quanto il nostro cervello sia incredibilmente evoluto e ad un super computer non ce la potrebbe fare. Quindi ogni notte durante il sonno vengono risistemate, adattate, scartato quello che si può scartare, messo in un cassetto quello che deve essere tenuto, archiviato in un certo modo, costruite nuove sinapsi, è un cantiere, tutte le volte che c'è un cantiere ci sono dei detriti, c'è il pattume da buttare via, durante la notte per fortuna nel sonno profondo il sistema linfatico, il sistema glilinfatico allarga i propri canali e il cervello riesce a eliminare le scorie tossiche che vengono prodotte da tutto questo lavoro, compreso l'amiloide, compreso quello che poi sembra essere una degli agenti causali dell'Alzheimer. Quindi deprivare di sonno, o comunque non dormire il sonno profondo sufficiente impedisce al cervello di eliminare, di detossificare, e questa è una delle novità degli ultimi anni. Sapete che c'è uno stadio, sono quattro stadi più la fase REM, lo stadio 1 è il mi cala la palpebra, 9 volte su 10 ci stai dormendo, giuro di no, è un classico, e la fase 2 è il sonnellino, occupa circa una metà della durata del sonno, ha un potere rigenerativo e ristorativo bassissimo, quindi non si potrebbe vivere di fase 2, per quello la tortura ti sveglia in fase 2 e non ti fa proseguire. La fase 3 è il sonno profondo, il sonno a onde lente, la fase 4 praticamente è un coma, in cui se anche scoppia una bomba sotto casa, se uno è in fase 4 del sonno, alla mattina non ha sentito assolutamente nulla. E poi c'è la fase REM in cui è attivato il cervello ma non il corpo è assolutamente curarizzato, quindi si è totalmente paralizzati con l'unica eccezione dei movimenti rapidi oculari da cui prende il nome REM e il tracciato elettroencefalografico infatti è da sveglio e vedete, queste sono immagini PET, i colori rossi indicano l'attivazione di alcune aree metaboliche del cervello, dove si vede che dalla fase REM alla fase non REM c'è proprio una grande differenza di quali sono le aree del cervello che stanno lavorando e altre che stanno lavorando meno. E se uno guarda il sistema, gli spike del sistema nervoso autonomo, SNA, vedete che da sveglio c'è un bello spike,
vedete che in fase 2, 3, 4 progressivamente gli spike dell'attività si riducono, in 4 quasi è quasi un coma, quasi piatto. Guardate in fase REM, gli spike sono doppio, anche di più di quando siamo svegli. Sistema nervoso autonomo, catecolamine, frequenza cardiaca e pressione arteriosa. Quindi se è vero che durante la notte andiamo a 40 battiti con la pressione bassa, nella fase REM andiamo a 150 battiti, 200 di pressione, quindi quando noi ci svegliamo esausti per avere fatto un inseguimento, una corsa nel sonno, ci hanno inseguito, è veramente il nostro sistema cardiovascolare stava andando a quella velocità, per cui l'ultima fase REM è anche ormai entrata nel cronorischio delle malattie cardiovascolari. I blocchi del sonno si susseguono, sono circa dei blocchi di 90 minuti, 1, 2, 3, 4 REM, e poi diciamo che il minimo sono due blocchi consecutivi, quindi 180 minuti, come abbiamo detto più volte, è il minimo indispensabile, la quota minima per la quantità di sonno, poi c'è chi ha bisogno del terzo ciclo, del quarto ciclo, e vedete durante la notte le fasi, in rosso vedete le fasi REM, le più importanti sono nella prima fase della notte profonda, poi si riducono, però ce n'è una anche verso il mattino, anche se di intensità lievemente meno, che è quella che ci permette alle volte di ricordare il sogno. Se ci svegliamo, cogliamo quella dell'ultima fase REM prima del risveglio. Il mondo dei sogni è veramente un mondo, e quindi mi limito ad alcune cose. Questa è un'analisi, è una ricerca approfondita della letteratura che il nostro gruppo ha fatto, prima firma la dottoressa Capadona, qua presente, perché ci sarebbe da parlare di ciascuno di questi a lungo, e anche delle differenze di genere, che ormai, le differenze di genere specifiche, uomini e donne non sognano allo stesso modo, come ormai si vede che per tante altre cose della medicina non lo fanno allo stesso modo. Il contenuto dei sogni è diverso, possiamo dire per esempio che il contenuto spiacevole si ricorda di più di un contenuto piacevole, per esempio, e che adolescenti e donne hanno una tendenza a richiamare di più dell'uomo, stiamo parlando di letteratura in generale. La capacità di richiamo, il recall, a seconda delle esperienze che ci sono state, anche queste ci sono differenze di genere. La condivisione, lo sharing dreams, condividere il sogno, è una forma di empatia, di relazione, e quindi anche in questo caso sono più le donne di solito che raccontano il proprio sogno, che lo condividono col partner o con altre persone, mentre gli uomini di solito se lo tengono un po' più per sé. I sogni bianchi, white dreams, i sogni bianchi sostanzialmente sono i sogni dimenticati, cioè noi li abbiamo prodotti ma non ci ricordiamo assolutamente di averli fatti, sono una grande maggioranza. Per qualche anno si è parlato di non-dreamers, persone che giuravano e stragiuravano di non aver mai sognato nella vita. Negli ultimissimi anni gli studi PET o gli studi con le neuroimaging ha dimostrato che se anche la persona non ricorda assolutamente, ha prodotto, perché si sono viste le aree di attività cerebrale che hanno lavorato, semplicemente il non-dreamer è una persona che non ricorda, ma non è vero che non sogna. Il sogno lucido è un po' un mistero, il sogno lucido è la persona che sogna, vi sarà capitato, essendo cosciente di stare sognando e alle volte si è in grado di entrare nel sogno e di poter in un qualche modo interagire con il sogno o di richiamarlo. Adesso viene usato anche a scopo terapeutico per chi ha la sindrome grave degli incubi, perché dà la possibilità di poter gestire, imparare a gestire i propri sogni. Durante il sogno lucido ci possono essere delle acquisizioni geniali, ci possono essere delle creatività, come vedremo per esempio in alcuni esempi che poi vi porterò. Il sogno diurno di solito si dorme in fase REM, ma si dorme anche in fase non REM, si sogna, scusate, in fase REM, ma anche in fase non REM, ed è anche possibile sognare il daydreaming, quindi sognare durante il giorno con un pisolino, per esempio, senza neanche arrivare in fase REM. E ci sono delle differenze anche dal punto di vista, anche in questo caso, neurologico, per cui comunque i sogni del pisolino sono di solito caratterizzati più da bizzarria, più da estro, e meno con impatto relazionale o con impatto emotivo come sono i sogni della fase REM. E poi ci sono gli incubi. L'incubo è un'esperienza onirica paurosa che mette spesso a rischio addirittura di incolumità o la persona. Qualche volta ci si sveglia, non è obbligatorio nella definizione di incubo che ci sia il risveglio, alle volte è il partner che sveglia perché magari sente, non dico urlare, ululare o comunque veramente una sensazione terrifica che sta vivendo la persona. Dopo, la gravità della sindrome dell'incubo dipende da quante volte alla settimana, soprattutto le regole mediche per stabilire il disturbo da incubi, se è lieve, moderato, grave, ma
non c'entriamo, differenze di genere, le donne più degli uomini, e in particolare le ragazze giovani, e in particolare il cronotipo gufo. Negli ultimi anni si vede che anche dal punto di vista cronobiologico essere cronotipo gufo, specie le ragazzine, le espone ad un rischio maggiore di incubi. Io volutamente non ho toccato nessun punto, nulla che abbia davanti la parola psico, perché essendo presente il professor Caracciolo avrei detto sicuramente qualche castroneria, e allora ho proprio eliso completamente l'argomento e mi sono mantenuto sul campo del clinico o comunque di un qualcosa che sta lontano dagli psic. Tu Stefano capisci, vero? Che perché sogniamo? Non è facile neanche quello, anche questo l'abbiamo preso dalla letteratura andando a cercare tutto quello che c'è in giro, le nuove teorie, la regolazione delle emozioni. Sembra che durante il sogno sviluppiamo, d'altronde è importantissimo anche per la memoria, il sogno, non solo il sonno, anche il sogno, dove rielaboriamo dinamiche emotive e le in un qualche modo prepariamo il coping nei confronti di queste dinamiche emotive. Per alcuni è un campo d'allenamento, un po' come nei videogiochi quando ci si prepara a delle evenienze rischiose, a qualcosa di pericoloso, e impariamo a uscirne, perché se mai si ripresentasse nella vita reale noi ci siamo allenati e potremmo in un qualche modo superarle. Il consolidamento della memoria a lungo termine pare essere uno dei fulcri importantissimi del sogno, perché avvengono delle reazioni molto più attive di quando siamo svegli, perfino durante il sogno. E poi c'è il discorso della creatività, delle performance, perché durante la notte il cervello è un po' più libero da tutte le attività che deve presiedere di giorno, lavora moltissimo, ma è un po' più libero delle attività e quindi può uscire l'atto geniale. John Steinbeck nel 54 scrisse, diventò famosa questa frase, esperienza comune, che un problema che sembra insormontabile la sera, alla mattina, dopo che ci ha lavorato su il comitato del sonno, e lo troviamo risolto. Quindi The Comité of Sleep è diventato un'acquisizione, c'è anche un bel libro di una delle più grosse esperte, Derek Barrett di Harvard, perché l'argomento del Comité of Sleep è un'esperienza di chiunque di noi, che magari alla mattina troviamo una soluzione a qualcosa. Adesso le ultime due ore della mia presentazione, perché dalle 21 alle 23 dopo tocca a Francesca e Stefania, vi faccio qualche esempio di... queste sono solo una serie, in realtà ce ne sono tanti, nel volume degli atti chi avrà, quando sarà pronto e che avrà voglia di leggerlo, ne troverà tanti di più. Io ne ho scelto alcuni, che alcuni sono forse noti, altri magari sono meno noti. Giuseppe Tartini, musicista veneziano, grande violinista, tra l'altro il primo riconosciuto possessore di uno Stradivario, nel 1713 fa il sogno, in realtà non lo racconta lui, lo racconta a Jérôme Lalande nel Voyage d'un François en Italie, quindi un qualche anno dopo impariamo questa storia. Secondo lui sogna che il demonio gli si presenta per proporgli il classico patto col diavolo, dicendo che l'avrebbe fatto diventare il miglior violinista del mondo. E cosa fa Tartini in questo sogno? Prende il violino e dice: fammi vedere cosa sai fare. E il demonio si mette lì e suona, pare, un pezzo, il più bel pezzo che sia mai stato fatto al mondo, per cui la mattina Tartini, quando si sveglia, prova subito a riprenderlo e a mettersi a suonare, non ci riesce, avrebbe voluto scaraventare il violino a terra, non lo fa perché è un violino prezioso, ma dice con Lalande che avrebbe voluto fare quello, e scrive comunque il pezzo. E uno dei pezzi più importanti di Tartini è la sonata in sol minore, che viene chiamata Sonata del Diavolo, come l'ha chiamata lui, o Trillo del Diavolo, poi c'è stato Paganini dopo, e è nata tutta una storia, perché siccome è un pezzo difficilissimo dal punto di vista tecnico, e tuttora è un pezzo difficilissimo, si diceva che aveva il patto col diavolo, almeno era che Tartini aveva un sesto dito, e riusciva a fare queste cose incredibili perché aveva una polidattilia con un sesto dito. Non è assolutamente provato, però il demonio gli aveva dato un dito in più. Mary Shelley, la sorella di Mary Shelley, la sorellastra di Mary Shelley, era amante di Lord Byron, e invita gli Shelley a Ginevra, nella sua villa sul mare, per dire, sul lago, per dire: andiamo a fare un po' di vacanza. È il maggio del 1815, un maggio di quelli bruttissimi, piove sempre, freddo, fulmini, si deve sempre stare chiusi nella villa, non si sa cosa fare se non leggere quello che andava di moda allora, che erano i gotici di fantasmi tedeschi, quindi immagino l'allegria in quelle giornate buie.
E poi c'era il galvanismo all'epoca, quindi il nipote di Galvani aveva pubblicato degli studi secondo cui dando corrente elettrica ad un animale o anche a un corpo si poteva ridare, fargli fare dei movimenti. Byron dice, visto che ci stiamo annoiando, ognuno di voi scriva un libro, cioè un libro, un racconto orrifico e vediamo chi è il più bello. Mary Shelley ha un sogno, presa da un po' tutto questo, atmosfera, aveva poco più di 17-18 anni, sogna uno studente che ha appena composto un corpo su un tavolo e quel corpo comincia a muoversi, ci lavorerà su un altro anno e naturalmente pubblicherà Frankenstein o il moderno Prometeo, come poi è il titolo. In realtà la critica lo stronca, grande successo di pubblico invece, esce anonimo, perché una donna non poteva firmare un'opera, e dopo qualche anno, quando esce la seconda edizione, esce con il suo nome, Mary Shelley, e quindi scoprono che è una donna, e la critica più positiva è questa, per un uomo eccellente, per una donna straordinario, quindi con un concetto abbastanza sessista. Elias Howe, non so quanti di voi lo conoscono, viene erroneamente considerato l'inventore della macchina da cucire. In realtà l'aveva inventata Hunt qualche anno prima, ma aveva peccato che non avesse depositato brevetto. E quindi lui sogna una notte, sogna di essere aggredito da dei cannibali che lo inseguono con delle lance che hanno un piccolo forellino sopra. Lui si sveglia e pensa che quel forellino potrebbe essere per farci passare il filo nella sua macchina e potrebbe favorire di molto l'uso della macchina da cucire. In quegli anni c'è Isaac Singer, che produce la Singer, quindi la più famosa macchina, vedete, quella di modello di Howe e di Hunt, era con la manovella e l'ago lo faceva laterale. Arriva Singer e lo fa con la pedaliera e l'ago va invece su e giù. Successo travolgente, ne vende a miliardi, però usa il buco, usa il forellino. Quindi Howe gli fa causa, perché lui aveva il brevetto invece. Quindi fanno alcuni anni di causa legale, vince Howe, comunque sia tutti e due muoiono multimiliardari. Quindi Mendeleev, tutti noi lo ricordiamo per la tavola degli elementi. La tavola degli elementi è nata in un sogno. Mendeleev era un appassionato di carte, di solitari, e comunque lui studiava tutto il giorno mettendo le sue cartine con gli elementi e cercando di organizzarle. Di notte in un sogno gli compare come deve fare, la mattina si sveglia, la mette tutta perfetta sul tavolo, compresi dei buchi che non fanno altro che essere degli elementi che ancora non erano stati scoperti all'epoca, sarebbero stati scoperti in seguito, ma erano già previsti da questo solitario che lui ha preparato. Robert Stevenson, scozzese, nel 1885, lui è debole di polmoni, è malato, quindi va in Inghilterra, va giù nel Dorset, a Bournemouth, perché c'è un po' di sole, è la casa che gli hanno lasciato i suoceri, e ha sempre la febbre. Nonostante 3 anni prima avesse pubblicato l'Isola del Tesoro, era anche in cattive condizioni economiche, oltre che in cattive condizioni di salute. Una notte ha un attacco di febbre polmonare importante, e naturalmente lui ha un sogno, la moglie Fanny lo sveglia, lui si incavola incredibilmente con la moglie perché stava sognando una cosa particolare, che era uno che si trasformava in un mostro. Scrive questi pochi ricordi sgridando la moglie, e da lì nasce Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che uscirà e invece sarà un grande successo anche dal punto di vista sia della critica che anche economico, anche se poi sono gli ultimi anni della sua vita. Otto Loewi, a parte questa frase simpatica sua, è un farmacologo tedesco molto famoso, che è un farmaco, è una sostanza che è iniettata in un topo da una pubblicazione, molto cinico ma divertente. Lui la sera della domenica di Pasqua del 1921 sogna, lui lavora sulla trasmissione dello stimolo cerebrale e si pensava che fosse elettrico, lui sosteneva che era chimico. Fa questo sogno in cui un esperimento che gli risolverebbe il problema, si sveglia, prende 2 foglietti che ha sul comodino, scrive qualcosa, si riaddormenta, si sveglia la mattina, prende i foglietti, non è capace di capire niente di quello che ha scritto perché l'ha scarabocchiato. Dice che sta malissimo, dice che è la peggior giornata della sua vita, e alla notte però si ripresenta lo stesso sogno, e questa volta quando arriva un po' a metà si sveglia, va in laboratorio, mette su l'esperimento, era il 21, nel 36 prenderà il Nobel per l'acetilcolina, per la mediazione chimica del cervello. Questo è meno famoso, David Parkinson, però era un ingegnere della Bell che si occupava e con un potenziometro doveva fare in modo che una
una specie di piccolo potenziometro che facesse muovere una penna per dare dei suoni, una specie di computer elettronico sui suoni. E nel 1940 resta molto molto colpito dalle scene di Dunkirk, che adesso ne abbiamo visto anche in un film recente, dove tutti gli alleati sulla spiaggia vengono bombardati dai tedeschi mentre cercano di prendere queste barche per salvarsi, e di notte sogna di essere con un cannone antiaereo e di tirarli giù tutti gli aerei tedeschi. Poi butta l'occhio giù e vede che il cannone ha un potenziometro come il suo, che aveva creato per fare la musica, attaccato al cannone. Allora pensa, si sveglia e veramente realizza una specie di cannone computerizzato antiaereo che nel 1943, appena viene usato, questi sono gli esperimenti, abbatte 200 aerei tedeschi nel giro di pochi giorni, gli danno la medaglia Franklin, la medaglia del presidente del congresso, cioè ha fatto un'invenzione di questo tipo, passato dalla musica a bellico. Jasper Johns, pittore contemporaneo, 54, nel 54, quindi a 24 anni, da 2 anni si è congedato, sogna la bandiera degli Stati Uniti. E per la prima volta, veniva dai militari, e per la prima volta quest'opera, che naturalmente è molto conosciuta, si chiama Flag, 48 le stelle, perché all'epoca non c'erano le Hawaii e l'Alaska, sono irregolari fra di loro, i colori statunitensi, le 13 linee rosse e blu, la espone in una importante galleria di New York, la Lucas Tell, e adesso ce l'ha il MoMA, un sogno che è valso molto perché ne ha fatti altri 100 di opere circa, tutti con la bandiera, più o meno fatti in modo diverso, e una dell'84, quindi nell'età della maturità, neanche una delle prime, a Sotheby's nel 2014 l'hanno venduta a 36 milioni di dollari. Quindi quel sogno è valso abbastanza. Chissà cosa vale questa MoMA se quella dell'84 valeva 36 milioni di dollari. Forse non tutti sapete che Yesterday l'ha sognata Paul McCartney, si è svegliato la mattina con questo motivo pronto a scriverla, ma non ci credeva. Cioè, sicuramente l'ho orecchiata, l'ho sentita da qualcun altro, sarà un plagio, una musichetta che mi è rimasta. Quindi ci ha messo mesi a cercare di capire se stava rubando qualcosa a qualcuno. Non aveva rubato niente, l'ha scritta, l'ha pubblicata ed era Yesterday. Finisco con Larry Page, 22 anni, studente di Stanford, appassionato di informatica, sogna di poter andare nel web e di avere la possibilità di trovare tutto quello che si può trovare con un download, basta cliccare. Si sveglia, comincia a scrivere le basi dell'algoritmo ed è l'inventore di Google. Ecco, molto meno famoso, cioè questa persona, infatti non c'è da nessuna parte, io lo sapevo da prima, ma non sapevo di tutti questi sogni, che una notte mi sono sognato questo articolo, che è uno dei miei più citati, e alla mattina ho detto, devo subito correre a scriverlo, perché ho fatto un sogno di un articolo. E mia moglie mi ha guardato con questa faccia che potete immaginare, perché conosce Raffaella, che mi dice, cosa hai fatto? Cioè, hai sognato un articolo scientifico? Cioè, guarda, se sognavi la Bellucci, che io ho sempre portato come mio mito, ti avrei perdonato. Un articolo scientifico, puoi andare. Fuori, via. E mi ha stregato. Bene, ho concluso. Per chi fosse interessato, io le ho lette solo 100 pagine, è un regalo che mi ha fatto Raffaella, è un bellissimo libro, si chiama L'oracolo della notte sui sogni, sono 500 pagine, un tomo, di un neurobiologo, ma veramente molto bello, e siccome vi volevo far dormire, rubo una battuta a Annie Youngman, che è il più famoso comico americano, quello che nel Novecento dava un colpo di violino ogni volta che diceva una battuta sarcastica, ed era questa, oggi ho saltato il mio pisolino dopo pranzo, siete venuti qua, in realtà dormivo ancora. Non lo riesco a togliere nemmeno io, Roberto, si è messo nel... Ti posso prestare la sinistra? No, in due ce la facciamo. Ah, sì, facciamo qua, chiudi. Ecco. Qua facciamo il nostro. Ok. Benissimo. Allora, adesso avete avuto queste aperture.
letture fantastiche sull'attività di sonno e di sogno e prima e su come questo sia sempre stato un argomento che tutti quanti hanno affrontato, gli studiosi di discipline diverse. Adesso con questo PowerPoint che abbiamo congegnato fra me e Stefania e la dottoressa De Vincentis, noi vi portiamo in questo, diciamo, mondo di elaborazione di immagini. Le sue sono più movimentate perché si avventurano proprio nel contemporaneo, in cui il sonno e il sogno sono stati raffigurati. Sono stati in genere raffigurati basandosi sulle fonti antiche, ovviamente, diciamo, opportunamente rivisitate. Ora è chiaro che io non potrò mai diciamo avventurarmi in tutti questi campi e citare tutti questi personaggi che abbiamo visto oggi con Roberto, vi faccio vedere soltanto diciamo da dove io ero partita originariamente, perché quando Roberto fa questi inviti lanciando questi campi che sono dei campi sterminati, ovviamente, diciamo, uno comincia a pensare a tutto quello che idealmente potrebbe mostrare, ma potrebbe mostrare in 20 minuti è praticamente impossibile. Quindi io avevo cominciato pensando, siccome sto lavorando a una mostra che sarà una mostra sull'immagine del tempo creato nel barocco, una mostra che si aprirà diciamo epidemie permettendo a marzo a Palazzo Barberini, quindi già vi invito a vederla, sarà appunto sul tempo barocco, e avevo pensato a questi sogni, a questi sonni, come questo che vediamo raffigurato in questo dipinto, che è un dipinto straordinario proprio per la ricchezza esornativa, di Antonio de Pereda, che è Il sogno del cavaliere. È un dipinto in cui quest'idea del sonno, dell'addormentamento del protagonista, si fonde con quello della vanitas e della natura morta, no? Quindi è anche un pretesto per l'artista per raffigurare tutta questa serie di oggetti, dall'orologio al teschio, alle maschere, a tutto quello che è inganno, tutto quello che è transeunte, tutto quello che dovrà essere abbandonato, come infatti ci ricorda questa iscrizione, che è l'iscrizione sorretta da questo angelo, che ricorda che il tempo va molto veloce e alla fine uccide, quindi su questo passaggio molto rapido della vita umana. Quindi questa è una sorta di sogno della vita umana, perché tutto quello che voi vedete, le ricchezze, i simboli della gloria, tutto quello che c'è sul tavolo, compreso un ritrattino, una miniatura di una dama, in cui, diciamo, ovviamente allegorizzato anche l'amore, no? Quindi quest'idea che anche l'esperienza amorosa sia qualcosa che è soggetta al passaggio del tempo e faccia parte di tutta questa serie di passioni vane che sono quelle che animano il percorso dell'uomo, a meno che non si rivolga ovviamente a una meditazione religiosa. Quindi questo cavaliere però dove la vede tutta questa allegoria della vita umana che poi dovrebbe reindirizzare le sue azioni e la sua vita? La vede mentre dorme, no? La vede in sogno. Quindi di nuovo mi sono resa conto che tutto quello che vediamo oggi è un approfondimento che nel corso del 500 e del 600 si fa di questo concetto, che è stato poi enunciato varie volte, cioè il sonno e il sogno ti fanno vedere più chiaramente quello che può succedere, quindi sono una sorta di forma di apprendimento, no? Quasi più veloce, immediata, senza bisogno di essere svegli, senza bisogno che nessuno ci spieghi che cosa sta per succedere in maniera precisa. Sono come delle visioni che abbiamo quando siamo addormentati. Poi ho pensato che in effetti tutta sta cosa sulla vanitas forse la potevamo pure evitare, quindi non sono andata alla natura morta. Ho pensato anche forse potrei fare una cosa sugli amori addormentati, no? In particolare sull'amore addormentato di Caravaggio. In fondo uno dice arriva lei, c'è Caravaggio di sicuro dentro al computer o nelle diapositive, quindi anche questo alla fine ho deciso di evitarlo, però effettivamente questa idea dell'amore che dorme in questo dipinto, che è un dipinto diciamo quasi spaventoso, quasi disturbante di Caravaggio, no? Questo bambino che è raffigurato in maniera in fondo così naturalistica, in questo abbandono al sonno, e che invece nasconde in queste ali che sono accennate sia sotto il braccio che sopra, vedete la testa, c'è questo, diciamo, striscia bianca che in realtà è appunto il profilo dell'altra, delle ali
Ali di Cupido è un dipinto che ebbe tantissimo successo nel 1608. Caravaggio lo eseguì a Malta per un cavaliere dell'Ordine di Malta, Francesco dell'Antella, che lo mandò a Firenze a suo fratello, e questo, su questo dipinto si esercitarono tutti i poeti e fiorentini in quel momento. Un dipinto che venne anche ripreso dalla famiglia dell'Antella, da Niccolò dell'Antella, per decorare la facciata del loro palazzo. Quindi un dipinto in cui si pensava che ci fosse forse quella unione perfetta di citazione delle fonti antiche e di naturalismo contemporaneo che rendeva questo ammonimento, no? L'amore che dorme, quindi forse anche in questo caso lo spegnimento delle passioni, e una talmente comunicativo, talmente potente da essere considerato veramente un'opera di riferimento, no? Quindi per in tutto quel momento, nel contesto artistico ma anche letterario e fiorentino. L'amore che dorme si fonde negli stessi decenni, cioè nei primi decenni del Seicento, con l'allegoria stessa del sonno. Il sonno, quando viene diciamo raffigurato sotto delle forme che siano appunto delle forme comprensibili, in genere viene raffigurato, perché era un concetto abbastanza difficile, no, da rendere nell'arte figurativa, come un bambino addormentato. E questo che vedete è una scultura di Alessandro Algardi che si trova alla Galleria Borghese, che è un'opera in cui l'abilità dell'artista in questo caso non è soltanto quella di usare tutti gli aspetti del dipingere dal naturale, no, di avere il modello davanti agli occhi e per poi invece costruire un'immagine che è basata sul mito, che è basata sull'allegoria, ma è anche quella di lavorare una pietra così diciamo difficile da essere plasmata, e quindi in questo caso, usando questo marmo nero, Algardi riesce anche a togliere un po' la parola, a mettere a dormire in un certo senso i suoi detrattori, che pensavano che lui fosse abile solamente con lo stucco, no? Quindi diciamo invece si cimenta in un'opera che è un'opera molto complicata da realizzare nell'esecuzione. E questo nesso fra l'amore, il sonno e quello che si può imparare durante il sonno, quando ci sono soprattutto questi i sogni che possono orientare le decisioni future degli uomini, è l'argomento, diciamo invece, di quello che veramente vi vorrei raccontare oggi, no? Nel poco tempo ovviamente che abbiamo, ma anche in questo caso si potranno leggere poi queste diciamo così riflessioni. Uno dei miti più famosi in cui c'è un personaggio che dorme è in genere quello di Diana Endimione, no? Gli dei molto spesso avevano questi innamoramenti per degli esseri mortali, e questo desiderio di comunque vivere a volte, no, anche stabilmente con un mortale, portava a chiedere per l'essere mortale delle qualità che fossero anche quelle, diciamo, appropriate alla vita degli dei. E a volte però, siccome bisogna stare sempre molto attenti a desiderare, no? Qualcuno non lo era stato abbastanza, e per esempio Aurora aveva chiesto l'immortalità per Titone, ma si era dimenticata di chiedere l'eterna giovinezza, quindi lei rimaneva sempre giovane, e questo essere immortale invecchiava sempre e non moriva mai, quindi insomma non era stata proprio un'idea geniale. E nel caso di Diana Endimione, anche Diana, che pure diciamo era la dea della luna ma anche della castità, si innamora di Endimione, e per poterlo andare sempre a trovare lo fa addormentare. Alcune delle fonti più rare, più antiche, le fonti greche, dicono che lei era riuscita ad avere uno speciale tipo di sonno, quindi non so se questo vi torna, e per cui lui poteva dormire anche con gli occhi aperti, e quindi lei comunque poteva vederlo, no? Però in questo dipinto, all'interno del ciclo di affreschi che Annibale Carracci segue a Roma nella Galleria Farnese, c'è la rappresentazione, possiamo dire quasi più tipica, di Diana Endimione, cioè Diana che raggiunge Endimione addormentato, e vedete che vicino ci sono questi cupidi che
fanno questo segno, no, di silenzio, invitano al silenzio, per non disturbare la scena e non disturbare questo sonno, tutti quelli, gli spettatori, cioè chi guarda il dipinto. E, appunto, Diana Endimione è uno dei miti principali in cui l'idea del sonno e l'idea dell'amore, l'idea dell'amore fra un mortale e una dea, si fondono. Anche su questo, diciamo, io sono andata un po' all'indietro, quindi si chiama Ritorno al Cinquecento, perché queste immagini seicentesche in realtà ci rimandano a un mondo di immagini che aveva trovato un'elaborazione all'inizio del Cinquecento, in particolare a Roma, quando rivivono i testi e gli esempi antichi del mondo classico, con un particolare potere di attrazione sugli artisti, no? Sono come delle calamite, per cui ci si rivolge a questi esempi, che sono degli esempi a volte letterari, a volte iconografici, con moltissima, veramente, diciamo, con moltissima tensione, anche una tensione emotiva spasmodica. Il sogno del cavaliere, infatti, l'abbiamo visto da poco, per chi, diciamo, è riuscito a vedere la mostra di Raffaello, ma comunque, diciamo, quest'anno raffaellesco non potevo non mettere questo dipinto di Raffaello a proposito del sonno, perché questo è uno dei pochi quadri che invece noi possiamo immaginare che come soggetto abbia veramente il sogno, cioè in questo caso questo soldato, questo guerriero addormentato, che dovrebbe essere Scipione, perché il soggetto viene tratto da un passaggio delle Punica di Silio Italico, quindi diciamo un testo molto molto ricercato, e si parla di questo sogno di Scipione, che mentre dorme, si era addormentato sotto un albero e vede apparire queste due figure che lo invitano a scegliere da un lato una vita di virtus, dall'altro una vita di voluptas, che non è diciamo proprio il piacere in senso così troppo mondano, ma comunque una vita più piacevole, una vita che non fosse totalmente tesa a questo impervio, al anche lungo raggiungimento della gloria o della sapienza. Quindi questo è un tema che sicuramente l'autore prese, cioè mutuò e adattò a Scipione, al suo protagonista, però la scelta di Ercole, no? Da Ercole al bivio, solo che Ercole in genere vigila, cioè quando noi abbiamo Ercole al bivio, Ercole sveglio e vede queste due figure. Qui le due figure gli appaiono in sogno, proprio perché nel sogno, perlomeno nel sogno come era concepito dagli antichi, le cose si vedevano più chiaramente, cioè non era diciamo un sogno nel senso di come noi lo possiamo intendere, come sinonimo, no? Di un desiderio, una vaghezza, qualcosa che poi scompare. Anzi, nel sogno, quando gli dei mandavano dei sogni, si preoccupavano di mandarli in maniera molto precisa, come se in questo momento si potesse veramente orientare l'azione dell'uomo. Infatti, che cosa fa Scipione? Si sveglia e decide di seguire la virtù, no? Quindi, diciamo, questo è un esempio di come, da un punto di vista figurativo, un artista come Raffaello potesse diciamo davvero essere capace di raffigurare in maniera visibile quello che c'era scritto nella poesia, nella letteratura, no? Questo visibile parlare, che secondo per primo Vasari era una delle grandi caratteristiche dello stile di Raffaello, di essere così aderente ma anche così capace di comunicare il significato della poesia, della letteratura. Contemporaneamente, forse, a questo dipinto, io vi vorrei portare alla Farnesina, quindi a questa villa di Agostino Chigi, che fu uno dei più grandi committenti di Raffaello, un protagonista di quest'epoca, che morì anche lui nel 1520, quindi diciamo il 1520 è anche un anniversario di Agostino Chigi, e che fece costruire questa villa sul Tevere, a Via della Lungara, una villa in cui ci sono gli affreschi di Raffaello e della sua scuola, ma che ancora prima, essendo stata progettata da Baldassarre Peruzzi, ebbe una decorazione affidata alla scuola di Baldassarre Peruzzi, che era architetto ma probabilmente anche pittore. La vicenda attributiva di questi affreschi è una vicenda molto complessa, e soprattutto di questa sala che è al primo piano, che è chiamata la sala delle prospettive, da queste straordinarie prospettive appunto di Baldassarre Peruzzi, che
ci raccontano tutto della sua così, passione per l'architettura e per l'architettura dipinta e anche per la perizia con cui raffigurava l'architettura dipinta, ma quello su cui noi ci soffermiamo è questo fregio che vedete proprio esattamente sotto il soffitto cassettonato, che è un fregio molto interessante. Vi dico, l'attribuzione è ancora molto dibattuta, credo che ci siano sicuramente più mani all'interno di questo, che doveva essere un lavoro di cantiere, ed è un fregio totalmente tratto, le scene sono totalmente tratte dalle Metamorfosi di Ovidio, quindi da questo straordinario repertorio mitografico che il Rinascimento, non solo il Rinascimento, hanno avuto tante traduzioni ed una lunga diciamo tradizione anche nel Medioevo, però che viene sfruttato proprio come serbatoio di miti, no? Quindi come diciamo luogo a cui attingere per la pittura di soggetto pagano e mitologico. E sembra quasi che il fregio segua all'inizio esattamente le Metamorfosi di Ovidio, no? Come se si cominciasse con il primo e il secondo libro, quindi il diluvio, Deucalione e Pirra che ripopolano la terra, Apollo e Daphne, quindi come se i miti fossero in sequenza. A un certo punto questo si interrompe e si inseriscono molti invece scelti, molti miti che sono scelti perché hanno una valenza astrologica. Cioè io mi sono convinta nel corso degli anni che la villa o anche il palazzo avessero molto spesso al loro interno, dal 500 fino perlomeno alla metà del 600, e dei miti astrologici o dei miti cosmologici, perché la villa o il palazzo volevano rappresentare il microcosmo, cioè era comunque un universo in cui si rispecchiava il proprietario che aveva e voleva essere celebrato sia come Apollo in genere, perché Apollo era sia una divinità diciamo solare, quindi essendo il sole era quello che dominava su tutto il mondo, ma era anche una divinità con una valenza culturale, quindi seguito dalle muse, e in genere nelle ville c'era questo attività, che era un'attività soprattutto di carattere artistico, erudita, e quindi ci sono sempre questi miti, no? L'Aurora, in questo caso vedete che c'è Aurora appunto con Titone sul carro, e accanto il mito di Cefalo e Procri, che appunto è in relazione con la figura di Aurora e con il carro di Aurora, e quindi questa rappresentazione di Aurora e poi anche di Fetonte, no? Delle storie solari, è una caratteristica in genere dei palazzi e delle ville del Rinascimento. Ma in questo fregio, che prima abbiamo visto più o meno nel suo insieme, adesso vi ho fatto vedere soprattutto appunto il mito cosmologico, e c'è anche questo riquadro, che è il riquadro su cui vorrei attirare la vostra attenzione, sul quale poi chiudo, e che è stato sempre considerato come la storia di Diana e Endimione, no? Quindi Diana che arriva, vedete che c'è la luna, quindi Selene sopra questa specie di pergola e sulla destra, e c'è Diana che arriva da questo personaggio addormentato, e quindi intorno ci sono tutti questi elementi della notte, e potrebbe, diciamo, da lontano, calcolate anche che il fregio appunto è stato un'altezza notevole e che l'artista, in confronto alle opere di Raffaello che ci sono ovviamente nella villa, non è stato un artista su cui si è particolarmente forse appuntata, no? Tranne che da parte di Nicole Dacos e l'attenzione degli studiosi. Però se voi lo guardate bene, guardate che c'è l'arcobaleno. Cioè l'arcobaleno in alto a sinistra, no? E poi intorno ad Endimione, cioè questo dovrebbe essere un incontro anche amoroso, ma ci sono tutti degli altri personaggi, no? Quindi è vero che ovviamente l'artista poteva sempre aggiungere degli elementi, non è che ci siano proprio delle riprese testuali tutte le volte nel passaggio dalla poesia alla pittura, no? Però effettivamente la presenza dell'arcobaleno e questo fatto che lei sembri più che altro svegliare questo personaggio addormentato, la presenza degli altri personaggi può far pensare
a un altro episodio, no? A un altro riferimento mitologico che ci porta direttamente all'allegoria del sonno, quindi a quel diciamo elemento che abbiamo visto che era così difficile in fondo da realizzare. E l'arcobaleno ci parla dell'attributo di una dea che era una messaggera degli dei, che è Iride. Iride, soprattutto nella letteratura greca più antica, da Esiodo fino diciamo ai poemi omerici, a tutta la tradizione che nasce intorno ai poemi omerici, è un'importante messaggera degli dei ed è soprattutto messaggera di Era, messaggera di Giunone, comunque della moglie di Zeus. E man mano lei sembra cedere le sue caratteristiche di messaggera degli dei a Mercurio, quindi diciamo è una divinità che tende un po' a scomparire forse dai racconti e anche dai dipinti, per questo che poi l'avevo chiamato miti dormienti, perché mi sembrava che forse parlando di sonno, parlando di sogni, si poteva anche recuperare, no, questo personaggio che forse viene meno rappresentato. E Ovidio però nelle Metamorfosi, che sono il soggetto di tutto quanto questo ciclo di affreschi, invece ci parla di questa dea che viene inviata proprio da Giunone nel palazzo del sonno. E come descrive Ovidio il palazzo del sonno? Allora, prima di tutto una descrizione bellissima, per cui nell'undicesimo libro delle Metamorfosi io vi invito ad andarvela a rileggere, perché è una descrizione meravigliosa. Lei arriva in questo palazzo dove tutti dormono, dove tutti sono addormentati, e non ci sono le porte, perché ci dice Ovidio poi le porte per aprirsi scricchiolerebbero, quindi tutti si sveglierebbero, invece lì rimangono tutti addormentati. Lo stesso dio del sonno è addormentato e lei lo deve scuotere per svegliarlo, e lui è appoggiato su un gomito, apre gli occhi a fatica, quindi diciamo siamo quasi esattamente in questo tipo di raffigurazione, e lei gli spiega che cosa deve fare per Era. Deve mandare uno dei suoi sogni più convincenti, no? Quindi uno personaggio che affollano la sua reggia, uno di quei personaggi che affolla la sua reggia, uno dei suoi figli, che come ci ha ricordato prima Roberto erano tre, no? Noi ci ricordiamo quasi soltanto di Morfeo, ma appunto c'erano gli altri due, e quindi deve scegliere fra i suoi figli e fra i sogni che girano lì mezzi assonnati in questa reggia, e per mandarlo e cercare di far capire ad Alcione con un sogno molto convincente che cosa è successo a suo marito Ceice. Quindi questa descrizione del palazzo del sonno e di questo viaggio di Iride è solo funzionale ad inviare un sogno veritiero a questo personaggio. E vedete che qui tutto il resto sembra tornare, no? Il palazzo del sonno è descritto appunto affollato di questi uccelli notturni, con i fiori dei papaveri che sono chiusi accanto, con tutti i personaggi intorno che dormono, protetto dalla luna. Quindi diciamo in questo caso la luna potrebbe essere non l'attributo di Selene, ma proprio il momento in cui si svolge questa vicenda. E la cosa che veramente mi quasi diciamo risulta commovente, no? Da parte di questo artista, che potrebbe essere Maturino da Firenze secondo l'attribuzione di Nicole Dalcos, è anche cimentarsi con questo modello di questa storia di Iride, Iride dea dell'arcobaleno, che viene usata come messaggera e che non aveva nessuna tradizione iconografica. Quindi diciamo lui è il primo che raffigura questa scena, ed è per questo che questa scena così a lungo è stata confusa con Diana Endimione, perché noi non avevamo se non questo piccolo arcobaleno nessun altro elemento per invece interpretarla come Iride che si reca dal dio del sonno. Ma poi anche guardate le posizioni di tutti quanti i personaggi, che sono tutte quante posizioni riprese dalle più famose statue antiche che all'epoca si trovavano a Roma, no? Quindi io vorrei aggiungere a questa raffigurazione del sonno e del sogno anche l'idea di questo sogno dell'antico, che fu una delle più grandi utopie, no? Della Roma di primo Cinquecento, questo desiderio di riportare in vita una epoca che non che era, di cui si capiva che fosse trascorsa per sempre, ma questo non impediva di sognarla con così tanto desiderio, quello stesso desiderio che abbiamo sentito animare tutti quanti i sogni. Io vi ringrazio. Grazie.
dopo aver visto, intanto salve a tutti, dopo aver visto opere che, dove vengono animati dei sogni, la mia personale riflessione su questo tema, dopo il bellissimo invito di Roberto, del professor Manfredini, che ringrazio anche se non ci crede, sono veramente felice di essere parte di questa avventura. Quindi la mia riflessione si è concentrata sul luogo del sogno e in una sorta di viaggio a ritroso, partendo anche da quello che è la mia personale ossessione, che sono gli ambienti virtuali che abitano i musei, sono andata a ritrovare il museo del sogno. Sperando di non farvi addormentare piuttosto che sognare, mi affido al testo scritto per ricostruirvi e dettagliarvi meglio quello che è una sorta di excursus del sogno, del museo del sogno, dalla sua origine fino alla sua magari attuale manifestazione all'interno dei musei. Il cinema, a partire dalla sua nascita alla fine del XX secolo, si pensa che i primi cinetoscopi sono datati al 1894, è la forma d'arte che raccoglie le proiezioni dell'immaginario collettivo in un luogo adatto all'incanto e alla finzione e che proprio al pari di un museo e al contempo incarna e ospita la creazione artistica. Per queste sue caratteristiche il cinema è il modello adatto a rappresentare il concetto di museo del sogno. Siamo però ben lontani dalla definizione di museo come è nota oggi e che associa un luogo fisico con l'istituzione dedicata al servizio della società e dello suo sviluppo, aperto al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica specificatamente, le espone per scopi di studio, educazione e diletto, come quella che trovate qui esposta e che è riassunta appunto dall'ICOM. Il cinema invece assolve, è vero, a una funzione di una specie di custode dei sogni di una comunità, interpretandone a volte il bagaglio di valori immateriali, ma resta uno spazio dedicato alla suggestione e alla fuga della realtà, e più che al riconoscimento e alla tutela della propria storia. Non voglio però qui aprire un discorso storico sulla settima arte e su come questa abbia influito nel ripensamento del ruolo dell'immagine, ma seguire la traccia di come la visione cinematografica, aprendo il contatto con lo spazio virtuale, abbia favorito il rapporto di interazione e familiarità con le immagini digitali, alimentando la creazione di un nuovo museo del sogno, espressione, tramite e complice della creazione artistica. Affronterò questo tema spostandomi quindi tra vari livelli in cui questo si può declinare, come se ci affondassimo all'interno di vari momenti, appunto, e fasi del Museo del Sogno. Ed eccoci qua. In un cortometraggio del 1950, Luigi Comencini realizza per l'Istituto Luce un'opera che denunciava la distruzione delle pellicole cinematografiche che avevano ospitato le intense interpretazioni di straordinari protagonisti del cinema muto, il cui stile recitativo rappresentava un'arte perduta poi in seguito all'avvento del sonoro, tanto che un noto storico dell'arte, Erwin Panofsky, definiva questi interpreti antichi maestri, in una sorta di paragone con quelle che erano le espressioni artistiche, delle tecniche artistiche di artisti del calibro di Dürer, per esempio. Interpreti di questa arte sono attori tipo Charlie Chaplin, Greta Garbo, Rodolfo Valentino. Ecco, qui vediamo alcune slide, alcune scene tratte appunto da questo documentario. In rarissime occasioni addirittura anche Leonora Duse. Le loro performance di scene che sono ormai introvabili sono osservate all'interno di un'opera di sbiancatura, ripulitura e infine frammentazione, perché vengono poi destinate al macero. Perché? Perché queste opere dovevano lasciare spazio a nuove produzioni cinematografiche e dato che la pellicola era allora un materiale molto delicato e facilmente infiammabile, si preferiva distruggere queste opere piuttosto che conservarle.
Infatti c'è una scena molto, molto divertente tratta da questo cortometraggio, dove si vede appunto uno di questi operatori che con l'accetta spacca una di queste bobine dove sono conservate le pellicole, le marche in qualche modo, per distinguere da quelle che poi devono appunto essere destinate alla distruzione rispetto a quelle che poi vengono poi conservate. Quindi si crea una vera e propria catena di montaggio dedicata alla cancellazione della memoria di chilometri di pellicole e brani di arte filmica. Il Museo del Sogno, titolo scelto per questo, appunto per questa opera, auspicava la creazione di un luogo dedicato alla raccolta, al restauro e alla salvaguardia di queste opere, seguendo e motivando la nascita di quella che poi è diventata la Cineteca Italiana, l'istituto che dal 1947 porta avanti l'opera di conservazione e di promozione appunto delle pellicole dell'arte cinematografica. In quest'opera è seguita anche da altri istituti, basti pensare anche al Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema, ma come pure alla Cineteca di Bologna oppure al Museo del Cinema che abbiamo a Torino nella Mole Antonelliana. Seguendo questa linea, il discorso però potrebbe proseguire inesauribilmente sulla storia del cinema, che non è l'intento di questa sede e nella sua produzione, ma quello appunto che mi interessa è la contaminazione con la realtà virtuale, che permette al racconto cinematografico di acquistare una nuova forma e un nuovo livello di sogno, se vogliamo, dove lo spettatore non assiste a una proiezione, ma vi è immerso e vi partecipa attivamente, interagendo. Questo tipo di lettura affronta il dibattito sul luogo delle immagini nella società moderna, che ritrova nel cinema non solo il luogo del sogno, della finzione, ma anche lo spazio etereo per la creazione artistica, e non da ultimo il contesto dove animare e ambientare l'arte stessa. Basti pensare che i primi tentativi cinematografici erano pensati come animazioni di opere d'arte statiche, e quindi erano privi di una sceneggiatura, perché con questo espediente si permetteva di far risaltare la nuova tecnica rispetto alla parte narrativa, evitando lo scomodo confronto, per esempio, con la rappresentazione teatrale. Da allora, infatti, il termine moving picture è quello che è tuttora in uso nel riferirsi al cinema, quindi a immagini vere e proprie in movimento. Inoltre, in quanto luogo che raccoglie l'immaginario collettivo, il cinema in sé è una nuova forma che assume il Museo del Sogno. L'arte contemporanea ha sfruttato la potenzialità di questo spazio dell'immaginazione per produrre immagini mentali e immagini del ricordo che si imprimono nella nostra memoria figurativa nella forma di una citazione che somiglia molto a un déjà vu. L'opera, in questo caso, che vedete qui rappresentata, è Vertigo, di un artista contemporaneo, David Reed, del 94, e si ispira e sfrutta l'opera cinematografica del 55 di Alfred Hitchcock, Vertigo, che è nota in Italia come La donna che visse due volte, per ospitare in una di queste scene la sua arte pittorica. Infatti nella seconda vedete, quella in basso, vedete installati all'interno della stanza delle sue produzioni pittoriche, pensando lo spazio filmico come una galleria, e rivedendo in questo modo il concetto stesso di spazio espositivo e di galleria, e nello stesso tempo ambientando in qualche modo l'arte all'interno del film, all'interno di una proiezione, di uno spazio quasi di sogno. E quindi è un nuovo tipo di dialogo personale con lo spettatore, che nel suo essere privato anticipa una nuova forma di anticipa quello che saranno i nuovi linguaggi dedicati anche alla rappresentazione cinematografica, e che troviamo adesso raccolti nuovamente in un museo, l'M9 di Mestre, che è il Museo del Novecento, dove le tecnologie avanzate e installazioni immersive vogliono proporre una carrellata sui principali cambiamenti sociali, culturali, ambientali ed economici che hanno contraddistinto il Novecento. È un museo dedicato alla storia della tecnologia, alla storia del Novecento, però totalmente allestito attraverso installazioni, totalmente decorato oppure arredato con installazioni multimediali.
Quindi, coerentemente con la propria struttura multimediale, il museo è stato scelto come sede dove ospitare questa mostra. Ah, grazie. La sezione dedicata alla realtà aumentata della mostra cinematografica d'arte di Venezia. In questa sezione abbiamo dei cortometraggi che variano dal documentario al filmato storico, dalla simulazione spaziale al videogioco, al film d'azione, e lo spettatore accede a una visione privata in una postazione singola, dotata di un visore multimediale che lo isola dallo spazio circostante. Ci troviamo così di fronte ad una sorta di metamuseo, di un museo del museo, dove il filmato imbastisce un racconto di nuovo intimo con lo spettatore, che ha modo di interagire, di porre delle domande e di essere parte della realtà raccontata. Infatti, in alcuni filmati, lo spettatore, in un certo senso anche attore, non si limita solo ad osservare, perché viene posto in una sala con un visore dove può vedere il film proiettato tutto attorno a sé, ma può anche interagire, modificando le strutture narrative, porre delle domande e assorbire quello che poi assorbire in maniera personalizzata e interpretare quello che poi viene mostrato dal film. Si tratta comunque di proiezioni molto, molto brevi, quindi che non superano la durata, ecco, di un cortometraggio, andiamo sui dai 5 ai 20 minuti al massimo. Però anche qui abbiamo una nuova lettura, un nuovo spazio dove il luogo onirico rappresentato dal film viene agganciato con un aspetto di finzione, ma ancorata fortemente alla realtà, perché lo spettatore è consapevole di trovarsi all'interno di uno spazio di finzione. Quindi è un luogo della sperimentazione, e dove la finzione e la funzione didascalica si confondono. Quindi non è un caso che, vista l'immediata corrispondenza con il cinema, il Museo del Sogno abbia la sua sede nella metropoli dove regna Hollywood. E qui abbiamo, nella mia ricerca mi sono interrogata su tutte quelle che potevano essere, dal cinema in poi, delle espressioni di manifestazione di questo Museo del Sogno. E proprio in questo parallelismo cinematografico ho trovato a Los Angeles la creazione di questa forma museale dedicata totalmente all'arte digitale. Si tratta di un museo che si ispira all'opera di un artista contemporaneo, Yaoi Kusama, che vuole ricreare, e qui mi vedete all'interno dell'opera, un'operazione dove lo spettatore viene coinvolto in un ambiente immersivo di luci, immaginifico, in cui vi trovate in una stanza totalmente foderata di specchi, dove le luci e l'effetto tridimensionale va ad abbattere le pareti della stanza. Qui abbiamo una sorta di momento estatico a cui viene invitato a partecipare lo spettatore, che però viene bruscamente interrotto dall'assistente di sala, che sveglia lo spettatore dopo pochi minuti di soggiorno in questa sorta di sogno. Infatti la permanenza in questa sala è molto limitata, si può restare appena 3 minuti, dovendo tra l'altro scegliere se godere di questa installazione o invece fissarla in un istante all'interno con una fotografia, per esempio, in modo da defermare un momento di sogno. Seguendo la stessa suggestione, anche gli altri spazi attorno in questo museo of Dream Space che troviamo a Los Angeles si muovono creando, animando le pareti, animando le opere con installazioni digitali. Infatti si presentano come ambienti che proiettano il visitatore all'interno di una differente dimensione onirica elettronica, proponendosi come un nuovo supporto multimediale a disposizione della creazione artistica. Però, più che vere opere d'arte, le stanze ospitano installazioni che sì, riprendono l'opera di un artista, ma
sono prive di interpretazioni concettuali o di intenti critici. Sono ambienti rassicuranti, dedicati alla meraviglia, alla contemplazione e al rilassamento sensoriale. Il visitatore è invitato a stimolare il proprio stupore modificando personalmente le sollecitazioni di luci, colori e volumi che abitano questi ambienti digitali. E qui ne vedete una rappresentazione. I titoli stessi di queste stanze hanno un'evocazione di tipo onirico, come la Golden Heaven in questo senso, oppure Season Dream o Cloud Atlas. Sono ambienti che appaiono come la voluta messa in scena di una eterotopia, la chiamava Foucault, ovvero di uno spazio dalle mura reali che proietta in un universo onirico ed esistenziale dove l'immaginazione è libera da ogni freno e l'arte si muove per esasperarla. In questo modo, il museo del sogno digitale è sia il luogo fisico, ma anche reale, che accoglie l'immaginazione di quel cyberspazio che internet aveva già anticipato e in un certo senso inghiottito. Però il pathos tecnologico e il virtuosismo digitale di queste rappresentazioni, di queste installazioni, non si propone di deviare dal riferimento con la realtà, come quello che invece possiamo ottenere all'interno di internet, oppure per esempio se pensiamo alle forme di ambienti digitali trasferiti dai videogiochi, dagli ambienti dei videogiochi, ma allude soprattutto ad immaginari possibili, meravigliosi ma legati alla realtà, che ricordano più, strizzano l'occhio più alla fantascienza che al mondo del fantastico. Qui avete un esempio di un videogioco appunto lanciato proprio quest'anno, nel 2000, dalla Sony, che coinvolge lo spettatore a creare delle installazioni multimediali e si propone anche di essere una sorta di test anche per la creazione artistica, dove si possono ricostruire dei modelli in 3D. Quindi questa dualità dinamica tra finzione e realtà è quella che anima il Museo del Sogno e diventa ancora più tangibile per quelle installazioni multimediali che offrono una visione complementare dell'opera d'arte o di una collezione. Il connubio tra arte digitale e realtà virtuale trova la sua formula più lucida quando si propone di ricercare idealmente il momento, il contesto e la storia di un'opera o del suo autore, come in questo caso. Qui abbiamo il Museo d'Orsay a Parigi, che è nello spazio delle Orangerie dedicata all'installazione dell'opera delle Ninfee di Claude Monet, ha ospitato un'installazione multimediale di realtà virtuale. Qui un artista, Claude Thibault, e qui ne vediamo un piccolo frame, ha realizzato un video che fonde le pareti di quest'area per ricreare il paesaggio che ha animato le pre-rappresentazioni che troviamo dipinte sui quadri di Monet. Quindi abbiamo che le pareti del museo si dissolvono improvvisamente abbiamo modo di ascoltare i suoni della natura, di percepire quello che poteva essere il momento della creazione artistica, fino poi ad avere una ricostruzione di quello che era addirittura lo spazio con lo studio dell'artista, che si va a sovrapporre a quello che è il contesto dove adesso l'opera è invece installata. Quindi in questo caso il Museo del Sogno è tale perché adotta il linguaggio della realtà virtuale per rendere partecipi dell'opera altrui e per immergere il visitatore e spettatore dell'ossessione, nuovamente questa di Monet, che muove la ricreazione artistica, trasformando una realtà finzionale in una realtà funzionale alla conoscenza. In filmato, infatti, in realtà virtuale a 360 gradi, e diventa uno snodo temporale che consente di ricostruire l'allestimento passato del ciclo delle ninfee, di riconoscerlo nel presente come una specie di ricordo involontario, lo chiamava Walter Benjamin. Riprendendo un'immagine, e qui mi avvio alla conclusione, di un film di fantascienza ormai noto, Inception, di Christopher Nolan, ci addentriamo quindi in un nuovo livello del sogno,
e anzi del Museo del Sogno, in una fase di lucidità rispetto all'eccesso di finzione che era stata per esempio protagonista della lettura postmoderna e della cybercultura postmoderna e profetizzata dai sociologi come Marc Auger o Paul Virilio. In questa fase il visitatore e spettatore è consapevole del carattere irreale delle immagini a cui assiste e sfrutta l'ambiente virtuale per assorbire i contenuti concreti e interagire con essi ed esserne partecipi in un'opera di elaborazione e di creazione. Il museo digitale, dove convivono immagini virtuali e opere reali, può essere in questo modo essere letto come un nuovo piano del Museo del Sogno, dove le pareti diventano più porose e permeate di realtà. Siamo nella fase in cui il dialogo tra le proprie collezioni e il visitatore consente di espandere e aumentare la soglia di realtà, innestando contenuti funzionali alla conoscenza delle opere per interiorizzarli e riconoscere. In questo modo il museo, soprattutto quello storico, è forse il più fruttuoso terreno di prova per le sperimentazioni digitali contemporanee, che possono muoversi su piani multitemporali, rivelando ciò che nei periodi precedenti preesiste o sopravvive, come fosse un sintomo dell'epoca attuale. In questo modo ci si chiede se questo Museo del Sogno possa esistere e diventare davvero realtà. Grazie. Ho ascoltato con molto interesse tutte le relazioni e direi che sono molto soddisfatto e spero che anche voi che siete qui del pubblico condividiate questa mia impressione.